Un altro modo per andare a valutare il valore di una certa variabile nel punto rosso Z4 è quello di considerare la distanza che separa il punto da ciascuno degli altri punti in cui abbiamo le misure. Quindi noi andremo a dire che il valore Z4 è uguale ad una certa combinazione lineare per i che va da 1 a 3 dei punti di cui abbiamo le misure, ma n se ne avessimo n, di che cosa? Di un certo peso che di solito viene chiamato V con I, per la misura Z con I. Questo è la ricetta principale anche del kriging, come vedremo, come abbiamo già visto. Ma in particolare è un'idea piuttosto semplice da applicare. Come facciamo però questi pesi V con I? Beh, potremmo dire che questo peso V con I è uguale ad 1 diviso la distanza che separa il punto I dal punto di misura, chiamiamolo 0. In questo caso 4, ma in generale lo possiamo chiamare 0, elevato ad un certo esponente n. Quindi la nostra formula che abbiamo di sopra z4 sarà uguale alla somma da 1 a 3 di che cosa? Di 1 su d con i alla n per la misura z con i. Che cos'è questo valore n? Beh, questo valore n è un esponente che noi dovremmo in qualche modo calibrare o dovremmo calibrare. In realtà quello che noi vogliamo, non vogliamo semplicemente una misura di questo, ma vogliamo anche che il sistema sia unbiased, cioè che l'errore fra della misura tra z4 meno z3, cioè che l'errore della misura tra z4 e z3 tenda a 0. La condizione che questo ci impone è che la somma dei pesi, la somma dei v con i, debba essere uguale ad 1. E se noi usiamo semplicemente le distanze come le abbiamo usate con i, come le abbiamo usate qui, somme di V con I è diverso da 1. Un modo per normalizzare no i nostri pesi è quello di definire un nuovo V con I, che magari chiamiamo V con I cappello, uguale a V con I diviso somme sui per i che va da 1 ad n di tutti i v con i, che tradotto in altri termini significa, siccome v con i è 1 diviso d con i alla n, questo sarà somme per i che va da 1 ad n grande di 1 su d con i alla n. Potete verificare che con questa scelta dei pesi, la somma dei pesi uguale ad 1 ha le caratteristiche che noi vogliamo. E il metodo così ottenuto, che quindi adesso andiamo a correggere, di cui andiamo a correggere la formula sopra, qui non mettiamo v con i, ma mettiamo v con i cappello, ci consente di determinare per ogni punto dello spazio, in funzione delle
nelle misure che noi abbiamo, il valore in altri punti. Ci consente quindi di estrapolare valori di misura. Il metodo è piuttosto semplice, non ha particolari complicazioni per essere applicato.